Giovanni Pierluigi da Palestrina è sicuramente il più grande compositore italiano in assoluto. Questo forse è sorprendente perché uno pensa certamente a Verdi, Vivaldi, Puccini, eccetera, però bisogna dire come ruolo, come funzione. Nella storia della musica lui è paragonabile a Dante, bisogna dire, per una musica universale. È un personaggio così di cui sappiamo per fortuna già tanto biograficamente, anzi oserei dire lui è il primo grande compositore nella storia della musica di cui sappiamo certi particolari della vita, merita certamente, anzi pretende di essere presentato al presente così com'era. Noi abbiamo questa fortuna di avere la casa natale di Pierluigi e lì si è istituito non solo la sede della fondazione, però anche un tipo di museo. Quindi noi rientriamo in un certo senso nella categoria casa museo. Certamente non possiamo fare così come per Shakespeare in Stratford-on-Avon, perché le cose originali non ci sono più, nemmeno così come a Budapest il museo Liszt, dove hanno con grande amore ricomprato cose che rendevano tutto autentico, però cercavamo di fare tutto nel modo migliore per rendere questa casa anche un museo. Lì ci sono vari settori. Sul pian terreno abbiamo quindi una mostra biografica. La mostra biografica consiste di pannelli che accompagnano tutta la storia di Pierluigi dall'infanzia fino alla morte, ma non solo lui, anche l'intorno, la storia, la situazione romana. Quindi questo viene molto ben documentato. Tra l'altro il pian terreno contiene da poco una bellissima sala dove possiamo fare conferenze, dove possiamo fare anche presentazioni, e lì abbiamo anche sculture all'ingresso di un scultore locale, un artista locale di Palestrina De Angelis, che ha fatto bellissime cose per il nostro museo, si può pure dire. Passando al primo piano abbiamo due sale, la sala Cingolani e la sala Barberini. Barberini perché i Barberini, che signori di Palestrina temporaneamente, erano molto generosi nel dare alla fondazione, donare certi oggetti che possiamo mettere in mostra, quadri e anche mobili. Poi abbiamo vetrine in cui abbiamo per esempio strumenti musicali dell'epoca. C'è un bellissimo, per esempio, liuto di cui parlo molto volentieri perché viene da Füssen, che sarebbe la città gemella di Palestrina, e se posso permettermi questa osservazione personale, mi fa piacere perché viene proprio dalla parte della bella Baviera, da dove vengo anch'io. Bene, allora nella vetrina ci sono non solo strumenti, ci sono anche delle monete del 1840 che il Papa, il Santo Padre stesso ha disposto che fossero coniati, e così insieme tutto il museo può rispecchiare qualcosa di Palestrina che noi oltre a questo non possiamo purtroppo fare, però il visitatore, fosse italiano, fosse straniero, e vengono tanti stranieri, può avere in ogni caso un'impressione immediata del principe della musica.